Un saluto affettuoso a tutti. Vangelo di Luca. In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. E quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. E voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi. Vi sono primi che saranno ultimi. Mercoledì della trentesima settimana del tempo ordinario, io sono Don Luca e vi offro qualche spunto di riflessione su questo bellissimo e intenso brano evangelico. Qualche anno fa, un mio giovane amico, durante un viaggio che facevamo, perché tutti e due eravamo impegnati a Roma, mi fece un'osservazione che mi ha sempre molto colpito. Dice: ma perché voi preti vi ostinate a parlare di salvezza? Io non ho nessun bisogno di essere salvato da nessuno, mi diceva questo amico d'infanzia. Ho fatto altre scelte e mi trovo bene. E io mi salvo da me. Mi ha fatto molto riflettere perché in realtà, durante quel viaggio, non fu difficile per me ricordare a questo mio giovane amico che se potessimo immaginare di poterci salvare da noi, allora non ci sarebbe bisogno di avere nessuno che ti taglia il cordone ombelicale quando nasci, che ti accoglie tra le sue braccia, che ti allatta, che ti ripulisce, ti riordina, ti rimette a posto quando sei piccolo. Nessuno che ti insegni a parlare, a camminare, a muoverti. Nessuno che ti insegni che cosa significa relazionarsi agli altri, che cosa significa la tua libertà, che finisce quando comincia quella degli altri. Non avresti avuto bisogno della tua maestra, del tuo insegnante, del tuo professore. E non avresti alla fine neanche bisogno di qualcuno che, standoti vicino, ti costringa a correggere i tuoi errori. Noi non siamo venuti alla vita per poterla realizzare indipendentemente da qualcuno che gratuitamente, con amore, si prende cura di te. E il tema della salvezza, così come l'ha impostato Gesù in tutta la sua evangelizzazione e così come lo ha affidato a noi, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ci introduce in questa dimensione. La domanda che viene posta allora da questo tale: sono pochi quelli che si salvano? Non può avere una risposta, se non quella che dà Gesù. Intanto nessuno si salva. Abbiamo bisogno di essere salvati. E noi quale contributo siamo chiamati a metterci in questo processo che abbiamo chiamato salvifico? Noi siamo chiamati a non fare da padroni di casa e neanche da protagonisti. Noi siamo chiamati ad essere amministratori di un tesoro che ci è stato affidato, ma di cui dovremo rispondere. Ecco perché Gesù risponde: cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. E quando il padrone di casa chiuderà la porta, rimarrai fuori. Perché? Non ti conosco, non so di dove sei. Ma come, Signore? Noi siamo stati addirittura praticanti, siamo stati persone religiose. Sì, ma non mi interessa. Avete voluto fare da padroni di casa anche in questo. Vi siete inventati spesso le vostre pratiche, anche religiose, per riempire i vuoti che c'erano dentro di voi.
per avere qualcosa che in qualche modo vi accontentava, nei vostri desideri, ma non accontentava i miei. Non so di dove siete. La vostra storia non mi apparteneva, non mi appartiene e non mi apparterrà. Mentre invece vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti nel regno di Dio e voi no. Perché che cosa hanno fatto Abramo, Isacco, Giacobbe per essere degni di essere cittadini del regno? E che cosa avranno fatto quelli che verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, a Mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio? Hanno creduto. Hanno lasciato che la loro vita diventasse la vita nella quale, facendo da amministratori, hanno permesso a me di essere la via, la verità, la vita, colui che tagliava il vostro cordone ombelicale, colui che si prendeva cura della vostra crescita, colui che vi nutriva di sé attraverso il suo corpo e il suo sangue, colui che vi diceva: io come luce sono venuto nel mondo, io sono il pane della vita, non come i vostri padri che mangiarono e naturalmente non si saziarono. Ecco, la risposta di Gesù è una risposta alla fine semplice. Non sono né pochi né tanti quelli che si salvano, ma io vorrei che tutti fossero salvi perché lasciano che io mi prenda cura della loro vita. Io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.